Arriva la prova del 9 per il Pirri, che nel nono turno del campionato di seconda categoria girone A riceve la visita dell'Audax. E si parte, inizia la sfida. Allora ci prova dalla distanza Pinna, tiene il pallone lì, a dare istruzioni ai suoi compagni. Arrivato il fischio, il cross, colpo di testa da parte di Azzori, alto sulla traversa, la percussione di Boi all'interno dell'area. Boi, il pallone sul mancino, conclude col destro, la respinta del portiere ma non demorde Boi e riesce a portare in vantaggio il Pirri al 20esimo. Azione insistita di Stefano Boi, vinto sul lungolinea, dentro a cercare Kois, la sponda all'indietro per Piludu all'interno dell'area. Piludu, la respinta di Mossa, la rincorsa di Mura, il tiro fuori non di molto da parte di Boi, il cross di Pinna qui pericoloso per Mossa. Si avvicina per ricevere il pallone Mura, si va invece da Sarrizu. Sarrizu si prepara per il cross teso in mezzo, troppo però sul portiere, interviene Mossa. Prima Azzori, poi Ciassè, quindi il pallone in verticale, saltato Canetto, Zurrida, porta vuota, arriva il pareggio al 12esimo del secondo tempo. L'Audax trova il gol dell'1-1. Polemiche per il Pirri, una posizione di offside secondo i giocatori rossoblù non segnalata dal signor Simbula. Vedete anche Canetto, Tibiri, cercare Piludu, bene dentro per Kois, anche qui leggermente lungo il pallone, ma battuta abbastanza tagliata e qui Piludu non ha trovato l'incornata vincente. Subito la spinta, il giocatore del Pirri, battuta rapida che sorprende un po' i giocatori ospiti, il cross troppo su Mossa però raccoglie Kois, si gira verso la porta, Kois dentro, l'invito per Mura, il pallonetto di Giuseppe Mura, torna avanti il Pirri, lo fa con il bomber in maglia numero 11, undicesimo peraltro gol stagionale. Intanto seguiamo questa azione con Mura che prova ad andarsene sul settore di destra, vince il rimpallo, mette in mezzo, si rifugia in corner qui Azzori per l'Audax. Attenzione alla velocità ancora di Mura, non è fortunato sul rimpallo ma arriva Boi ad alimentare l'azione, il tiro abbastanza debole per Giuseppe Mura, lato corto dell'area. Boi tenta l'ingresso all'interno dei 16 metri, poi Mura domestica il pallone, ancora Mura, arriva il gol del 3-1, la doppietta di Giuseppe Mura, la chiude il Pirri. Allora al 29esimo della ripresa, Giuseppe Mura, mister Albertino Meilis, ora la percussione di Porcu che lascia il pallone tra i piedi di Giuseppe Mura, il cross verso Piludu, il colpo di testa, l'intervento di Mossa e poi mette fuori Ciassè. Porcu a tutta velocità arriva per vie centrali, ancora Giuseppe Mura, Mura la sterzata, Mura il destro, pallone fuori di un soffio e finisce qui. Nona vittoria consecutiva per il Pirri, imbattibile in questa stagione.